che hanno concesso questa manifestazione statica. Uno spazio pubblico sicuramente molto ampio, molto vasto, però di assoluta mancanza di passaggio. Perché se noi facciamo dei discorsi che ognuno dal suo angolo propone all'attenzione delle persone, io dal mio angolo giuridico, c'è chi lo fa da un ambito medico o farmacologico, c'è chi lo fa da un ambito o da una visuale economica, e a ognuno di queste categorie, a ognuna di queste sapienze, non tornano i conti. Ma quello che ciascuno di quelli che accettano di parlare in pubblico e che vorrei che fossero molti di più di quelli che già non lo fanno, ha bisogno di rivolgersi essenzialmente non tanto a chi è già convinto, non tanto e non solo a chi già resiste, come diceva Sara prima, ma quanto alle persone che sono la maggioranza, la stragrande maggioranza, di quelli che, dal mio punto di vista giuridico, non hanno capito. E come fanno a capire o a cambiare idea se i canali informativi, prima è stata citata una gazzetta locale che non conosco, praticano loro stessi il segregazionismo, cioè se non informano? Allora, un senso maggiore delle manifestazioni come oggi, come quella di oggi, sarebbe quello di consentire che avvenissero degli spazi di passaggio, altrimenti finisce per essere finta democrazia. Facciamo finta di darvi la parola, di poter dire quello che volete, però in uno sgabuzzino. Lo stesso sgabuzzino informativo nel quale hanno chiuso e segregato, secondo me, i cervelli degli italiani che non sono abituati o che non vogliono accedere alle informazioni pur disponibili, disponibilissime, al di fuori della scatola televisiva sui canali nazionali o dei maggiori quotidiani italiani. Lì hanno quella che viene detta narrazione, no? O prospettazione, diciamo, tendenziale, per cui non vi sono alternative informative in questo momento specialmente, è sempre stato così, l'informazione, diciamo, ufficiale è sempre stata appannaggio di chi la sostiene, la paga e di chi la condiziona dal potere politico. Oggi questo condizionamento è talmente assoluto che tutti quelli che sono corsi a vaccinarsi volontariamente e tutti quelli che man mano vengono obbligati dalla legge non hanno possibilità, se nemmeno le manifestazioni vengono fatte in luoghi di maggior pubblico accesso, di ottenere quei dati che gli consentirebbero, diavolo se gli consentirebbero, di cambiare idea. Allora, io non credo che sia inutile in ogni caso nemmeno parlare a persone come voi, che sono già evidentemente orientate dalla parte, secondo me, giusta delle posizioni da prendere. Ma insomma, il mio invito è allora quello di farvi portatori, dato che oggi siete qui in rappresentanza di un interesse che viene spento, non viene diffuso e viene segregato, di diventare protagonisti delle vostre stesse idee. Sono sicuro che già lo farete, già lo state facendo, probabilmente in famiglia, con gli amici, con i colleghi di lavoro. Ecco, si tratta di non scoraggiarsi, si tratta di non smettere proprio ora. Non è la stagione propizia alle manifestazioni, perché oggi c'è il sole, domani magari pioverà o farà freddo. Ma la vera manifestazione delle vostre idee, del vostro convincimento, avviene all'interno del piccolo mondo di ciascuno di voi. Il piccolo mondo di ciascuno di voi, come mio, è fatto, sì e no, di 100 persone. Anche lì si registrerà una maggioranza probabilmente corrispondente a quella che poi è quella nazionale, forse anche internazionale, ma che può essere scalfita, perché sono persone che sono legate a voi da amicizia, da parentela, sono persone che
magari avendo un'idea diversa, avendo fatto una scelta vaccinale diversa, se è stata una scelta e se non sono obbligati, vi potranno leggere, vedere come persone affettivamente stimabili e quindi avranno meno facilità a discriminarvi. Fatevi e facciamoci vedere per quello che siamo, degli esseri umani degni di rispetto, anche se facciamo una scelta diversa. Insomma, quello che c'è da difendere qui è la libertà di scelta, anche se i margini di questa libertà si vanno assottigliando. Dico ancora un paio di cose sul Green Pass, perché il dovere di chi apre, diciamo, le danze in una manifestazione come questa, da primo relatore in ordine di tempo, è quello di non togliere troppo spazio agli altri, perché poi altrimenti finisce che manca la possibilità di esprimersi. Allora, questo decreto legge Super Green Pass, che mi pare sia il numero 172, perché è stato pubblicato soltanto ieri e quindi sulla Gazzetta Ufficiale, io ho avuto la possibilità di vederlo solo oggi, ma che avevo già letto il testo non ufficiale, non pubblicato, ancora adesso è pubblicato, è legge dello Stato. Contiene essenzialmente due novità, tutte dal mio punto di vista molto negative. La prima è che amplia il quadro dei soggetti obbligati a vaccinarsi, quindi qui non si parla più di Green Pass, si parla di obbligo vaccinale, aggiungendo alla categoria dei sanitari, che già da molto tempo sono soggetti a quest'obbligo, a pena di sospensione, demansionamento, interdizione a svolgere la loro professione medica o paramedica o comunque del settore sanitario. Ecco, questo stesso tipo di trattamento obbligatorio è stato adesso esteso al personale scolastico ed è stato adesso esteso anche alle forze dell'ordine, di polizia e di pubblico soccorso. Quindi queste sono delle categorie professionali che si aggiungono a quella dei sanitari e che sono soggette a un obbligo. Un obbligo che non consente alternative nel caso in cui qualcuno non volesse sottostare a quest'obbligo, che appunto venire sospesi dalla professione, ma quindi anche dalla retribuzione a pari a zero, dall'anzianità, eccetera, fino a quando non verrà meno lo stato di emergenza, la cui data, che dovrebbe essere il 31 dicembre di quest'anno, già comincia a mobilizzarsi e a spostarsi in avanti in virtù intanto di boatos, cioè di voci correnti che vengono messe avanti per sondare l'opinione pubblica e poi si trasformano, come è sempre accaduto fino adesso, in nuovi interventi normativi. Allora, io volevo soltanto porre l'attenzione e sottolineare questo aspetto. Tutte queste persone che sono soggette a questi nuovi obblighi vaccinali si sentono molto scoraggiate, perché sono sottoposte a una forza ricattatoria, perché quando si tratta di stipendi significa mantenimento proprio dei propri figli, e quindi insomma c'è solo da capire che non tutti hanno la possibilità di resistere nella maniera più dura, e cioè quella di non assoggettarsi all'obbligo, ad andare incontro alle sanzioni che vi ho detto. Non tutti se lo possono permettere, ma proprio dal punto di vista sostanziale, economico, di sopravvivenza. Gli altri, quelli che non possono permettersi questo e che decidono e che capiscono quindi di non potersi sottrarre a questa pressione enorme e ricattatoria, non sono da biasimare, ovviamente. Che alternativa reale hanno? Allora, io a questo tipo di persone, cioè agli obbligati che andranno a porgere il braccio, come dicevano i romani, ob torto collo, cioè per forza, continuo a riconoscerli e a conoscerli come fratelli di posizione, persone che non ci vanno volontariamente, persone che non hanno cambiato idea, verranno contati fra i redenti, cioè fra quelli che hanno cambiato idea, perché questo è lo scopo di questi decreti legge, no? Ridurre la minoranza numerica dei
resistenti, chiamiamoci così, sotto un profilo di mero calcolo statistico, perché molti dei ricattati andranno a vaccinarsi e così si farà apparire che tutti gli altri, quelli ancora non soggetti all'obbligo e che non vanno a vaccinarsi, che casomai vivono di tamponi, se proprio devono, ecco, si assottigliano, diventano ancora una minoranza, e questo potrebbe spaventare tutti noi, me stesso, perché di minoranza in minoranza, di segregazione in segregazione, si avvicina quella che potrebbe essere la conseguenza peggiore, cioè un apartheid. Di fatto siamo già in un regime di apartheid, un apartheid proprio di tipo fisico, proprio di tipo veramente contenitivo, come già sta avvenendo in qualche altra parte del mondo. Bene, a quel punto personalmente non vedrei nessuna differenza tra una segregazione pesante personale di questo tipo con quelle che la storia ha conosciuto e che erano, o che sono state, le più terribili almeno, dominate dall'elemento razziale. Bene, qua non ci sarà l'elemento razziale, ma forse è ancora peggio, perché mentre la razza uno non se la sceglie, o l'appartenenza a un gruppo etnico, qui quello che si vuole punire è la libertà di scelta. Guardate che è peggio, è veramente peggio. Quindi, l'esortazione che io rivolgo a tutti questi resistenti, che però verranno conteggiati fra i pentiti, che per forza e non per scelta andranno a vaccinarsi, di continuare ad assumere e a coltivare un atteggiamento al di fuori di quella vaccinazione per loro obbligatoria, che sia un atteggiamento di contrapposizione, naturalmente pacifica, lecita ed economicamente rilevante. Tutti i nuovi obbligati che saranno obbligati al vaccino e avranno un Green Pass super valido per fare qualunque cosa oltre a lavorare, no? Quindi per lo svago, per il divertimento, per il turismo, per lo sciare, per gli alberghi, le pizzerie, i ristoranti, eccetera, non ci vadano in questi posti, non ci vadano. Anche se avessero e anche se avranno questa comodità, no? Dice, beh, mi sono dovuto vaccinare perché costretto, eccetera, però, dico, Dio, almeno adesso se voglio andare in pizzeria o in bar e a sedermi anche, no? E a bere il caffè seduto, almeno ci vado, no? Perché mi sono sorbito questa cosa e quindi adesso finalmente almeno faccio una vita normale. No, il mio caldo consiglio, la mia esortazione è di non cedere a questa cosa. Mostrate le vostre catene per quello che sono, catene della costrizione, e non cedete, perché non è una cessione, non è un cedimento il fatto di vaccinarsi per obbligo e per poter continuare a portare il pane sulla tavola di casa. Mostratele con orgoglio queste catene, ma non utilizzatele allo scopo appunto dello svago, del divertimento. Sono tante le forze dell'ordine che non si sono vaccinate fino adesso per scelta legittima, cosa che adesso non sarà più legittima perché sono obbligate. A me risulta circa un terzo delle forze dell'ordine, un terzo degli insegnanti come minimo, tutti quelli che sono andati avanti a tamponi. Anzi, è proprio perché sono così tanti che hanno pensato, essendo delle categorie, diciamo, indispensabili dal punto di vista dell'organizzazione e anche del potere statale, da, diciamo, raddrizzare, no? Sono le categorie indispensabili. Evidentemente questo zoccolo duro, composto da quello che ho avuto modo di vedere, da circa un terzo degli appartenenti a queste categorie, evidentemente questo terzo è stato adesso considerato qualche cosa di non ulteriormente riducibile, però sufficientemente piccolo da colpire col costringimento. Bene, questo terzo di professionisti, insieme a quella quantità di sanitari che viene avanti, che all'inizio sono stati i primi e gli unici a essere colpiti dall'obbligo e che adesso si rendono conto
che non è e che non sarà finita lì. Loro per primi se ne rendono conto, come anche tutti i volontari, quelli entusiasti, ma anche lì non c'è da biasimarli, almeno all'inizio della vaccinazione, vista come una liberazione dal male, a fronte della prospettazione che una, al massimo due dosi, e poi sarebbe finito tutto. Adesso il gioco si è capito, non è così. Si tratta di vendere una quantità di milioni, milioni, milioni di dosi già acquistate e milioni di dosi che il governo si è impegnato ad acquistare, sotto pena di responsabilità di carattere economico. Qui c'è un giro di miliardi che l'umanità fino adesso non ha mai conosciuto. Allora io non vado a cercare altre spiegazioni, quelle che vengono chiamate normalmente complottistiche, eccetera, benché non mi senta francamente più di escluderne nessuna. Ma come non escludo nessuna, non ci voglio neanche ragionare, perché nessuna di quelle è sicura, è fornita di prove inconfutabili. Ecco che viene fuori il magistrato o l'ex magistrato, che sono in pensione adesso. Ma quello che invece è assolutamente provato è questo giro di miliardi, che sarebbe già sufficiente per fregarsene degli effetti collaterali, per fregarsene delle conseguenze mortali, perfino sui bambini. Perché questa ragione economica fortissima, che riesce a diventare una motivazione grande, forte, bastevole per le stragi, è stata la stessa motivazione che ha sempre retto le guerre in questo mondo, in cui muoiono donne, vecchi, uomini e bambini. Quindi, se il giro di soldi giustifica le guerre mondiali, eccetera, volete voi che non giustifichi gli eventi avversi e le morti, possibilmente anche dei bambini? Perché parlo dei bambini adesso? Parlo dei bambini perché una cosa è certa: il loro indice di rischio, ove venissero contagiati e ove mai contraessero una malattia sintomatica, è bassissimo. Ma questa è scienza medica, ora io non sono qualificato per dirlo, però so leggere i dati statistici. E nonostante questo bassissimo rischio, si vuole mettere davanti il beneficio di vaccinarli possibilmente tutti? Certo, lì un obbligo non c'è, spero verosimilmente che non ci sarà, però c'è una fortissima pressione ed esortazione sui genitori. Io prego quei genitori di esercitare la massima prudenza, cioè come... perlomeno che la vostra motivazione non sia quella di andare tutti insieme in montagna. Io vi potrei parlare dei diritti fondamentali condizionati, compressi, avviliti da queste norme sul Green Pass, non le ultime, non solo le ultime, anche le precedenti, perché si mettono sotto i piedi come carta straccia non solo i diritti costituzionali dei cittadini italiani e fondamentali, ma i diritti della persona umana, che tutte le legislazioni internazionali e la Costituzione stessa non fanno altro che proclamare, che vanno riconosciuti all'essere umano in quanto tale. Non sono oggetto di concessione, non sono oggetto di bilanciamento. La stessa salute, l'articolo 32, che insomma deve essere una libertà di scelta, non ci sono trattamenti obbligatori, a meno che non ci sia un interesse pubblico alla salute, ammettiamo che ci sia, ma quella norma finisce col dire che i trattamenti sanitari obbligatori non possono mai violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. E quindi non è un bilanciamento possibile l'interesse alla salute pubblica rispetto alla titolarità di quei diritti di ciascuno di noi. E su questo si fonda la gigantesca insopprimibilità della titolarità di questi diritti umani in capo a ciascun individuo. Dice sì, ma la magistratura perché non dice le stesse cose? Vabbè, chiedetelo alla magistratura. Io qui credo di non poterla rappresentare, mi dispiace. Può darsi che man mano che passa il tempo le cose cambino.
Io non sono stanco di niente, né di parlare alle manifestazioni, né di continuare a scrivere come ghostwriter. Ho fatto l'avvocato per anni prima di fare il magistrato, poi mi sono cancellato per fare il giudice, ora potrei reiscrivermi. Non lo voglio fare perché allora farei dalla mattina alla sera solo quello, e invece voglio fare tutto. Scrivo i ricorsi come ghostwriter sia a tanti avvocati, sia delle eccezioni di legittimità costituzionale. Ho collaborato recentemente a quella che è di un tipo particolare, presentata da un personaggio, non voglio usare il maschile o femminile perché altrimenti poi dopo si capisce, no, comunque uno dei rarissimi esponenti parlamentari che insomma ha reagito contro l'obbligo appunto di mettere mascherina eccetera eccetera per entrare in Parlamento. Bene. Quindi, benché frustrato negli esiti, perché nessuno di questi fino adesso è stato accolto, continuo ad insistere. Se la mia fiducia rispetto alle magistrature nazionali è calata, allora mi rivolgo alle magistrature internazionali, non solo europee a questo punto, a quelle ancora superiori, davanti alle quali nessuno ha l'immunità, nessuno. Mi riferisco alla procura della Corte Penale Internazionale, che è un organismo mondiale, per fare per intenderci quello che ha processato Milosevic, e davanti al quale nessuno si può far scudo di immunità, né ministro, né deputato, né niente. È un mio diritto di cittadino, lo faccio, sperando che poi queste, per le ragioni che ho prospettato, o che altri hanno prospettato, o altre ragioni, si traducano in incriminazioni. Non lo so se succederà. Mi rivolgo anche all'Alto Commissariato ONU per la difesa dei diritti umani, per le loro speciali procedure. La speranza qual è? Sempre la stessa, di ridurre entro un limite legale, legalitario, l'esame dello sconcio di queste norme recenti e forse anche future. Concludo, perché è giusto così. Io vi ringrazio della vostra presenza, vi ringrazio della vostra... sicura volontà di non desistere, e vi invito a riflettere, e attraverso voi le persone con cui parlerete e attraverso gli avvocati che sono presenti e i colleghi o il collega che è presente, come io stesso faccio nei confronti dei miei colleghi, quindi dei magistrati, a una novità introdotta dal Super Green Pass, questo di adesso, secondo la quale se puoi farti il tampone per andare a lavorare, non essendo obbligato, perché se no il tampone non basta, devi avere il vaccino, ma tantissime sono le categorie che possono continuare ad andare a lavorare senza obbligo di vaccino, ma con obbligo di tampone. Allora, quel tampone lì che cosa fa? Certifica, in maniera più o meno, diciamo, fallace, però certifica che tu non sei infetto e quindi puoi andare a lavorare. Perché con quello stesso tampone, all'interno dello stesso segmento temporale di 48 ore, per lo più, non puoi, uscendo dal lavoro, andare al cinema o andarti a bere un caffè al bar? Non ci puoi neanche entrare? Scusate, ma questa è un'illogicità talmente madornale che voglio vedere quando sarà portata da domani in poi ai tavoli dei giudici da chi si opporrà all'applicazione di queste norme, se questi giudici, almeno questa questione costituzionale, questo è veramente apartheid, eh? Non verrà portato davanti alla Corte Costituzionale. Dopodiché cosa farà la Corte Costituzionale? Non lo so, non ho garanzie, non è un organismo particolarmente esemplare per indipendenza. Perché lo dico? Perché la sua composizione è formata per un terzo da giudici nominati dal Palazzo. Questo non è che lo dico io, lo dice la Costituzione. Quindi forse anche la Costituzione non è uno strumento così perfetto per garantire i diritti nostri, dei singoli cittadini, dei normali cittadini, perché già lì, alla faccia della ripartizione dei poteri, c'è infilato lo zampino o lo zampone del Palazzo. Quindi vigiliamo, parliamo, discutiamo, se possiamo rimaniamo col sorriso. Grazie, ciao. Vi volevo ricordare quello che ha dimenticato Sara, cioè che
No Lockdown Emilia Romagna lo trovate su Telegram, e se volete fare una donazione, siccome queste manifestazioni sono autofinanziate e dobbiamo rimborsare i relatori, e c'è una cassettina per le donazioni lì davanti. Il prossimo relatore è l'avvocato Maurizio Giordano.